1943. Nuove superarmi naziste muovono verso est. Per Hitler è l'ultima possibilità di vincere la guerra. L'armata rossa si riorganizza per difendere il fronte, scatenando centinaia di T-34 contro i giganteschi Tiger tedeschi nella più grande battaglia tra carri mai vista. Oggi, rare immagini mostrano la vita dietro le prime linee, mentre nuove pellicole colorate ci portano nel cuore dell'azione. Raid spericolati, sabotaggi, battaglie aeree. Di fronte alle unità più fanatiche delle forze armate naziste, il popolo sovietico deve scendere in prima linea per difendere la sua terra. Kursk, il più grande scontro fra titani. Il soldato tedesco Gerd Hirtreger usa la sua cinepresa sin dall'inizio della guerra e viene ora assegnato a una troupe del Ministero della Propaganda. La sua è una vita vagabonda. Si sveglia, si lava, controlla l'equipaggiamento e corre a immortalare le ultime novità sul fronte orientale. Come l'arrivo di una nuova generazione di carri armati, i Tiger. Hirtreger filma gli spari di collaudo dei loro cannoni da 88 mm. È una dimostrazione impressionante. È indispensabile proteggersi le orecchie con palline di cotone. Questo Tiger è uno dei 2700 veicoli corazzati assegnati a una nuova vasta offensiva in Unione Sovietica. 900.000 veterani si preparano all'attacco. Verranno supportati da 1700 tra caccia e bombardieri della Luftwaffe. I tedeschi mettono su una forza gigantesca. Sperano che questa operazione gli restituisca l'iniziativa sul fronte orientale. La mente che ha voluto quest'ultima offensiva è quella di Adolf Hitler. Egli spera che le sue unità migliori e le truppe che le seguono portino in patria qualche buona notizia. A metà del 1943 il Reich controlla una vasta porzione dell'Europa, ma negli ultimi sei mesi l'avanzata tedesca si è fermata e le forze alleate iniziano a contrattaccare. Nel lontano e gelido nord, l'Armata Rossa ha spezzato l'assedio di Leningrado. Nell'Unione Sovietica Centrale, il fallito tentativo di prendere Stalingrado porta alla morte o alla cattura di quasi 1 milione di soldati tedeschi e italiani. E a sud, le armate inglesi e americane hanno cacciato le forze dell'asse dal Nord Africa. Rinvigoriti dalle recenti vittorie, il presidente americano Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill si incontrano a Casablanca, in Marocco. Per mettere Hitler sotto pressione, annunciano che non accetteranno altro che una sua resa incondizionata e pianificano l'invasione congiunta dell'Italia. Impegnare il più possibile le forze tedesche in Nord Africa, in Italia e potenzialmente in Francia vorrebbe dire fornire a Stalin l'opportunità di fare un passo avanti decisivo sul fronte orientale e spingere verso Berlino. Le sconfitte minano la spavalderia del Führer. L'espansione del Terzo Reich si è fermata e i tedeschi sanno di dover cambiare strategia se vorranno vincere o perlomeno sopravvivere in questa guerra. Hitler è determinato a riconquistare l'iniziativa con una nuova grande offensiva, ma deve prima far salire l'entusiasmo a casa. Così il partito organizza una adunata allo Sportpalast di Berlino.
Le cineprese filmano da più angoli mentre il ministro della propaganda, Josef Goebbels, porta all'isteria una folla attentamente selezionata di 14.000 persone. Annuncia la guerra totale, la completa mobilitazione dell'economia tedesca per sostenere lo sforzo bellico. Il gerarca nazista Albert Speer è fra i presenti. Solo alle migliori apparizioni di Hitler avevo visto una folla trascinata al fanatismo isterico in modo così efficace. I lavoratori di tutto il Reich vengono messi a lavorare a una nuova generazione di superarmi. Il carro armato medio Panther ha una corazzatura inclinata, un cannone da 75 mm e una velocità massima di 55 km orari, stabilendo nuovi standard per i carri polivalenti. Il pesante Tiger è lento ma potente. I cinegiornali mostrano la bestia da 57 tonnellate prendersela con alberi ed edifici. Distrugge tutto ciò che incontra. Alla sua comparsa, il Tiger possiede una combinazione di potenza di fuoco e di corazzatura in grado di superare sul campo qualsiasi carro armato sovietico. Il cacciacarri Ferdinand è un killer di mezzi corazzati. Nominato in onore del progettista e il produttore di auto Ferdinand Porsche, spara con un cannone da 88 mm più lungo di quello del Tiger, il che fornisce ai suoi proiettili perforanti più velocità e una gittata di circa 3 km. Le nuove armi hanno corazzatura e potenza di fuoco maggiorate e regalano ai tedeschi un vantaggio tattico sul campo di battaglia, oltre a un vantaggio psicologico nei confronti del nemico. Nonostante la loro potenza, le nuove superarmi verranno comunque sovrastate nel numero dei carri sovietici T-34, che escono a getto continuo dalle fabbriche a Oriente. Quindi anche i soldati devono fare un salto di qualità. Il filmato di addestramento Uomini contro carri cerca di trasformare il soldato medio della Wehrmacht in una superarma. Un attacco sovietico ricreato con carri, cannoni e uniformi sovietiche catturati in battaglia si avventa sulle trincee tedesche. Lezione numero 1. Non cedere terreno. Lezione numero 2. Mitragliatrici e fucili servono a poco contro la corazzatura frontale del T-34. È meglio sparare ai fianchi, più sottili, con un'arma anticarro, che però è un facile bersaglio dei T-34 nelle vicinanze. Lezione numero 3. È bene prepararsi a uno scontro faccia a faccia. Bombe a mano. Mine. Granate al fosforo. Tutto può essere utile a far uscire allo scoperto l'equipaggio nemico. Se niente di tutto questo funziona, c'è il Panzernacker, o distruttore di carri, un cono di esplosivo con base magnetica. Deve essere applicato a mano. Ma il rischio vale la candela. Hitler è convinto che i suoi nuovi strumenti faranno tornare il Reich sulla strada giusta per la dominazione dell'Europa. Deve ora scegliere il luogo in cui scatenare la furia. 450 chilometri a sud di Mosca sorge Kursk, un grosso centro abitato e importante snodo dei trasporti. All'inizio del 43 la città viene liberata dai sovietici dopo un anno e mezzo di brutale occupazione nazista. Nei 18 mesi in cui i tedeschi sono stati a Kursk, sono morte di fame e di stenti quasi 10.000 persone. I tedeschi si lasciano alle spalle edifici in rovina e strade minate. La città è completamente in rovina. Ma i nazisti vogliono riprendersela. Nell'estate del 1943 i tedeschi trovano sempre più difficile sostenere il lunghissimo fronte in Unione Sovietica.
Kursk è al centro di una grossa sacca o saliente che si allunga per 150 chilometri in territorio tedesco. L'obiettivo è rimuovere la sacca, raddrizzare la linea del fronte e liberare risorse. Con l'operazione Citadelle, Hitler progetta un attacco a nord e uno a sud, che una volta riuniti riprenderanno l'intera regione e stabilizzeranno il fronte. I suoi consiglieri militari spingono per partire non appena il meteo lo consentirà, ma il Führer decide di aspettare fino all'inizio di luglio per dare ai nuovi carri il tempo di arrivare in prima linea. Kursk è l'ultima spiaggia per i tedeschi. Mettono sul tavolo tutto ciò che hanno, tutte le nuove carte in un'unica mano. Se non funzionerà, saranno condannati. Al Cremlino, il leader sovietico Josef Stalin pensa a come reagire all'attacco imminente. Nei primi due anni di guerra, i successi più importanti dell'Armata Rossa sono giunti al momento in cui l'avanzata tedesca si è esaurita da sola. A quel punto è stato possibile scatenare una controffensiva sui fianchi deboli del nemico. Stalin decide di usare Kursk come esca di una gigantesca trappola. L'Armata Rossa costruirà difese per fermare i nazisti una volta per tutte e poi lanciare un massiccio contrattacco. I civili della regione diventano una risorsa vitale. Appena due mesi dopo la liberazione dai nazisti, 300.000 cittadini vengono messi al servizio delle forze armate e iniziano a trasformare i campi in fortezze. Ma le trincee sono solo la punta dell'iceberg. L'Armata Rossa diventa tutto considerato un esercito di occupazione. Naturalmente non nello stesso senso in cui lo erano stati i nazisti, ma aveva comunque bisogno di essere nutrito e sostenuto. La propaganda sovietica mostra la popolazione civile occuparsi di ogni aspetto dei servizi logistici dell'Armata Rossa, dalla fornitura di cibo alle cure mediche. Costruiscono dal nulla una nuova ferrovia di 100 chilometri per portare al fronte centinaia di nuovi carri. La Totaler Krieg tedesca si scontra con la Totalnaya Vojna sovietica. Metà continente concentra la guerra totale su una singola città. Dopo due mesi di sforzi concentrati, i campi intorno a Kursk vengono trasformati in una rete fortificata di trincee, postazioni d'artiglieria e rifugi per carri. Su uno di essi campeggia la scritta «Per Stalin». Gli interventi sono così profondi da essere visibili ancora oggi, come linee di alberi o ombre sul terreno. Quasi 5.000 chilometri di trincee vengono scavati a zigzag per proteggere i difensori dal fuoco laterale e dalle esplosioni. Le difese sovietiche sono sviluppate come la tela di un ragno. Per uscirne, i tedeschi si agiteranno fino allo sfinimento, diventando così vulnerabili al contrattacco. Oltre a 1.300.000 soldati in attesa nelle trincee, due grandi armate prendono posizione a nord e sud, pronte a contrattaccare se ne avranno l'opportunità. Il rischio di questo piano sta nel fatto che se i tedeschi riuscissero a sfondare le linee di difesa, avrebbero vita facile nel circondare e annientare un numero enorme di truppe sovietiche. Due quinti dell'intera Armata Rossa attendono l'arrivo delle superarmi tedesche. Tutto è pronto per una delle più grandi battaglie che il mondo abbia mai visto. L'Armata Rossa si prepara alla nuova offensiva tedesca a Kursk. I nazisti si raccolgono ai confini dei campi aperti. Stalin invia il commissario politico e futuro leader sovietico Nikita Khrushchev a tener d'occhio i suoi generali. Stavano per realizzarsi eventi di estrema importanza. Si decideva l'esito della guerra e il destino del nostro paese. Più tardi quella sera, Khrushchev incontra un disertore tedesco che sostiene di aver appena ricevuto una razione di alcolici. È una tradizione militare nazionale. Scatole etichettate per i combattenti in prima linea in scontri su larga scala contengono dolci,
cioccolato, sigarette e cerini. Vengono distribuite alla vigilia della battaglia. Khrushchev parte convinto che l'offensiva tedesca sia imminente. Così l'Armata Rossa dà il suo benvenuto. Migliaia di razzi Katyusha partono dai loro supporti a 1250 km orari con un caratteristico ululato metallico che aumenta l'impatto psicologico del bombardamento. I tedeschi sono colti di sorpresa. La scena era caotica. Veicoli in fiamme, diversi corpi riversi sull'erba. Ma ci siamo ripresi subito. L'attacco rallenta i tedeschi, ma non li ferma. Rispondono con un imponente sbarramento di artiglieria e razzi. L'operazione Zitadelle ha inizio. A nord del saliente, la nona armata tedesca esce allo scoperto. Il suo obiettivo è penetrare nelle difese e puntare verso Kursk. Al comando c'è il generale Walter Model. Preferisce le tattiche difensive, così decide di trattenere inizialmente nelle retrovie i carri e i cacciacarri Ferdinand. Avendo saputo della complessità delle difese sovietiche che stava per attaccare, Model decide di usare la fanteria per creare una breccia che verrà sfruttata e allargata dai carri per poi puntare direttamente alla vittoria. Migliaia di fanti partono alla carica e finiscono in un campo minato. I sovietici avevano sotterrato migliaia e migliaia di mine. Non potevamo toglierle tutte, e quelle che toglievamo venivano rimpiazzate. L'Armata Rossa ne ha fatto una vera e propria scienza. Trova un varco nella linea e scava, di corsa. Metti giù una mina anticarro, copri le tracce e taglia la corda. Prima di incontrare un proiettile tedesco. I sovietici riescono a piantare centinaia di migliaia di mine ogni ora. Usano il loro sistema di trincee per minare nuovamente i campi dietro l'avanguardia tedesca. E poi attaccarla da tutti i fronti. Se infilate il braccio in un formicaio, le formiche vi attaccheranno lungo tutta la superficie del braccio man mano che lo spingete giù. L'idea sovietica è la stessa. Prima assorbire l'attacco e poi distruggere ciò che ha prodotto l'intrusione. I soldati venivano assordati dal fuoco dei cannoni e dei mortai e dai colpi di fucile. Tutte le armi sono entrate in gioco nello stesso istante. La complessità della rete difensiva è tale che la fanteria fatica oltre misura ad aprirvi un vero e proprio varco. Quindi i mezzi corazzati non possono intervenire. Gli attacchi laterali iniziano a rallentare l'assalto tedesco. Immagini appena restaurate rivelano una squadra di esploratori guidata dal capitano Dmitri Zakrevsky di ritorno da un raid notturno. Celebrano la cattura di uno dei temuti veicoli tedeschi. Nel carro abbiamo trovato documenti segreti, carte. C'era anche una radio funzionante. Gli ufficiali tedeschi a nord sentono che l'avanzata ha perso slancio. Ma continuano ad attaccare per non far calare la pressione. A sud di Kursk, il feldmaresciallo Erich von Manstein adotta tutt'altro approccio. Fa partire i carri. I pesanti Tiger nuovi di zecca avanzano a Cuneo, affiancati da carri medi Panther e altri modelli più vecchi. Von Manstein aveva visto quanto successo potesse arrivare da una forza corazzata veloce, capace di provocare uno shock psicologico sulle difese nemiche, a prescindere dalla loro complessità. Molti degli equipaggi di von Manstein provengono dalla frangia più esperta e fanatica di soldati tedeschi. L'ala militare della Guardia Personale di Hitler,
le Waffen-SS. Le SS sono la più fanatica e temuta organizzazione della Germania nazista. Non si fermano davanti a nulla pur di realizzare la visione di Hitler. All'inizio del 1943, le cineprese vengono ammesse nella scuola di addestramento delle SS a Bad Tölz, a sud di Monaco. Qui le nuove reclute vengono preparate alla vita nelle Waffen-SS, un'organizzazione che combatte al fianco dell'esercito regolare, la Wehrmacht, ma risponde direttamente a Hitler. Hitler non si fida davvero della vecchia elite militare tedesca, in particolar modo degli alti ufficiali delle forze armate regolari. L'indottrinamento delle SS enfatizza l'oscura visione hitleriana del dominio sull'Europa e la conformità a canoni fisici, fino a plasmare una forza combattente leale fino al fanatismo. Hitler costruisce personalmente le SS perché vuole disporre di un gruppo di grandi dimensioni, 9.000 persone, completamente leale a lui e a lui solo. Il leader di sezione delle SS, Johannes Schumacher, ha una cinepresa personale con cui filma per tutta la guerra. È un membro della divisione Totenkopf, testa di morto. Il teschio e le ossa sui collarini simbolizzano la disposizione a sacrificare la propria vita per la causa nazista. Schumacher arriva sul fronte orientale. Qui documenta la devastazione causata dalle divisioni di SS incaricate di controllare i territori occupati. Tra i villaggi in fiamme, i civili costretti a fuggire portano sulle spalle i bambini troppo piccoli per camminare. Le SS non smettono mai di addestrarsi, pronte a seminare distruzione. Le SS si macchiano di innumerevoli crimini, sono responsabili di atrocità e massacri in tutta Europa. Non sono veri soldati, portano avanti un'azione di puro sterminio. Sono la personificazione del concetto stesso di malvagità. Quando i carri della divisione Totenkopf arrivano sul campo di battaglia di Kursk, Schumacher usa la sua cinepresa per filmare i Tiger da vicino. L'ala più fanatica delle forze armate tedesche non vede l'ora di usare le sue nuove superarmi. Le forze corazzate delle SS guidano l'attacco a sud di Kursk. Il primo obiettivo è un piccolo villaggio russo chiamato Prokhorovka. 42 Tiger sono seguiti da altri 450 tra carri e mezzi d'assalto lungo un fronte di 13 chilometri. È un'avanzata lenta, metodica. I tedeschi possono permetterselo. I 5 uomini dell'equipaggio di un Tiger sono protetti da 10 centimetri di corazzatura d'acciaio. Ai sovietici, i carri appaiono inarrestabili. I proiettili li colpiscono e rimbalzano via. Alcuni artiglieri hanno perso la testa dopo averlo visto succedere. I carri avanzano senza problemi e raggiungono le trincee. Usano il loro peso per far collassare i terrapieni e schiacciare i soldati. La fanteria e i genieri tedeschi seguono per smantellare le fortificazioni. Dopo essere entrati in una trincea, abbiamo lanciato granate agli angoli e nei cunicoli, che sono stati poi ripuliti dalle mitragliatrici. I filmati sovietici mostrano come le difese dell'armata russa iniziano a piegarsi per l'impatto. Li seguivamo con lo sguardo, ma poi abbiamo visto il mortaio e prima che potessi sparare siamo stati colpiti. Ero ferito, sordo, confuso, incapace di stare in piedi. Ricordo ancora il misto di terra umida, cordite e sangue che mi riempiva il naso. L'avanzata dei carri tedeschi è instancabile. I nuovi modelli si aprono la strada nelle linee sovietiche, infliggendo perdite enormi, 6, 7, 8 volte rispetto alle proprie. Appena identificate le posizioni nemiche, i carri tedeschi chiedono supporto aereo via radio. Ondate di bombardieri Junkers U-87, più noti come Stuka, si abbattono sui loro obiettivi.
armati di una bomba da 250 kg, si tuffano in una picchiata quasi verticale prima di sganciarla con precisione millimetrica. Ma per intaccare davvero le infinite schiere di carri sovietici a Kursk, gli Shtuka avranno bisogno di più di un solo ordigno per sortita. Le cineprese seguono Hans-Ulrich Rudel, un asso della Luftwaffe, che sperimenta una nuova configurazione di armamenti. Il suo Shtuka viene equipaggiato con due cannoni anticarro da 37 mm. Sorvola quindi il campo di battaglia a un angolo meno verticale per sparare nella debole corazzatura laterale dei T-34. Durante il primo attacco, quattro carri sono esplosi sotto i colpi dei miei cannoni. Questo aereo è un'arma capace di affrontare con successo grandi numeri di carri nemici. A Kursk, Rudel distrugge 12 carri sovietici in un giorno. Diventerà il soldato tedesco più decorato dell'intera Seconda Guerra Mondiale. Dopo quattro giorni di combattimenti intensi, l'approccio metodico dei Panzerkorps dell'SS dà i suoi frutti. I loro carri hanno sfondato tre linee di difesa e si avvicinano al villaggio di Prokhorovka. Ben presto si troveranno in campo aperto e potranno accerchiare e distruggere i resti dell'Armata Rossa intorno a Kursk. A 2500 km da lì, gli alleati mettono in pratica il piano di aprire un secondo fronte contro un esercito tedesco distratto dagli eventi a est. Le truppe dell'esercito americano riprendono l'attesa invasione della Sicilia. Ha inizio l'operazione Husky. In 160.000 tra americani, canadesi e britannici atterrano sull'isola, pronti a strapparla alle forze dell'asse. Dopo che gli incrociatori hanno martellato le difese, i mezzi da sbarco raggiungono le spiagge. Solitamente lasciano che le truppe facciano gli ultimi metri a piedi. Ma alcuni sono mezzi anfibi duck. Invece di fermarsi, proseguono sulla sabbia. Depositando i soldati direttamente sulle strade. È stato sicuramente un inizio ben augurante per l'assalto alleato alla fortezza europea di Hitler. Quando la fanteria americana conquista la città di Gela, diventa evidente che le forze tedesche e italiane non riusciranno a tenere l'isola. Gli alleati pianificano così il passaggio alla terraferma. Nella Tana del Lupo, il suo quartier generale per il fronte orientale, Hitler cerca risposte. L'operazione Husky è un grosso dilemma per Hitler. Capisce che il suo esercito inizia a essere troppo sotto pressione. Non deve solo combattere con l'Armata Rossa di Stalin a est. Ora deve anche difendersi dagli alleati nel ventre soffice dell'Europa, in Italia e, l'anno successivo, probabilmente anche in Francia. Ma la Sicilia è lontanissima da Kursk, dove l'Armata Rossa vede i tedeschi continuare ad avanzare verso le sue linee difensive. Entra in scena quindi la riserva corazzata. Oltre 800 carri escono allo scoperto per provare a fermare gli onnipotenti Tiger. Sta per avere inizio la più grande battaglia di carri della Seconda Guerra Mondiale. Le truppe, al seguito dei carri tedeschi, li filmano mentre si avvicinano al villaggio di Prokhorovka, nei pressi di Kursk. Si sono aperti a forza la strada tra le difese dell'Armata Rossa. Ma non sanno di essere finiti in una gigantesca trappola. Prokhorovka è il posto ideale in cui i sovietici possono scatenare la riserva corazzata. È abbastanza all'interno delle linee, dove i tedeschi, ormai esausti, possono essere ingaggiati da forze fresche. Durante l'avanzata, gli esploratori tedeschi sparano razzi di segnalazione per avvertire di forze corazzate nemiche. Improvvisamente, oltre 400 carri sovietici escono allo scoperto e volano verso le linee dei Panzer.
Sono rimasto senza parole. Da dietro un terrapieno, davanti a me sono apparsi 15, poi 30, poi 40 carri, finché non sono diventati troppi per contarli. Il carro armato T-34 è la spina dorsale dell'Armata Rossa. Ha una corazzatura inclinata, un potente motore V-12 e un formidabile cannone da 76 mm. Ma la sua forza principale è nel numero. Nel 1943 la versione sovietica della guerra totale fa sì che immense fabbriche nell'interno del paese producano centinaia di T-34 a settimana. Ne escono già montati su vagoni ferroviari che li portano al fronte, un flusso costante di acciaio diretto alla guerra. A questo punto della guerra, l'industria sovietica riusciva a rimpiazzare facilmente le sue perdite, anzi, aumentava giorno dopo giorno le forze a disposizione di Stalin. Per la Germania era il contrario. Ogni singolo carro tedesco distrutto era molto difficile da rimpiazzare. A Kursk, l'Armata Rossa cerca di sfruttare il vantaggio numerico. I comandanti dei T-34 sapevano di non poter competere da lontano con i carri tedeschi. Quindi correvano in avanti il più velocemente possibile per ingaggiarli a distanza ravvicinata, dove avevano più possibilità di abbatterli. I T-34 ci sono venuti addosso a tutta velocità, senza darci il tempo di sparare, come se fossero impazziti. Ho avuto la sensazione di soffocare, di venire schiacciato da quella moltitudine. Sopra gli spari dei carri, il cielo si riempie del rombo di migliaia di motori. Squadroni di caccia, bombardieri e aerei d'attacco al suolo si lanciano sui panzer. La battaglia di Kursk non è un semplice scontro fra carri. È un confronto aria-terra che vede l'impiego di un gran numero di mezzi diversi per ottenere la grande vittoria strategica a cui tutti puntano. Per tutto il giorno gli aerei si sono sparati addosso sopra di noi. Era una pioggia di proiettili e detriti. Rischiavi seriamente di essere ucciso da un aereo abbattuto. Un particolare pilota sovietico a Kursk è un pioniere dei cieli. La 21enne Lidia Litviak è la prima donna ad abbattere un velivolo nemico con il suo caccia Yak-1 e la prima donna a rivendicare 5 abbattimenti e il titolo di asso dei cieli. È perfetta per la propaganda. Quando vedo una croce di ferro, una svastica, provo solo un sentimento: odio. Questo sentimento fa sì che le mie dita premano più forte sul grilletto. L'Unione Sovietica è l'unica nazione tra gli alleati a permettere alle donne di combattere in aria. Le immagini mostrano il loro orgoglio patriottico e il loro spirito combattivo. Ne avranno bisogno. Il 46esimo Reggimento Bombardieri Notturni deve accontentarsi di biplani con ali di tela, aerei agricoli, ma sa usarli al meglio. Quando arrivano sul bersaglio, spengono il motore e planano molto vicino al terreno. I tedeschi sentono perfino il vento che fischia tra i cavi delle ali. E a quanto pare questi sibili nel buio seminano il terrore in prima linea. Bombardavamo le posizioni tedesche quasi ogni notte e nessuna di noi è mai stata battuta. Così ci hanno chiamato streghe della notte. Il nome attecchisce. Le streghe della notte entreranno nel mito come un'unità di bombardamento forte ed efficace. Altri due reggimenti arruolano donne, come piloti, navigatrici, artigliere, meccaniche e specialiste in armamenti. Nel reggimento eravamo tutte ragazze molto intelligenti, laureate all'università e in istituti professionali. Ballavamo insieme, ci prendevamo in giro, ridevamo tanto. Ognuna di noi era ossessionata dall'idea di liberare la nostra terra. Le donne pilote effettuano più di 30.000 sortite, dando un contributo vitale allo sforzo bellico. Tutte le donne che hanno servito nell'Armata Rossa hanno combattuto esattamente nello stesso modo degli uomini,
Erano vere patriote, soprattutto erano soldatesse. Facevano quello che ci si aspettava da loro. A Kursk, Lidia Litviak comanda un suo squadrone e abbatte almeno altri 3 aerei tedeschi. Ma durante le ultime fasi della battaglia finisce sotto il fuoco della Luftwaffe. Lo Yak 1 viene visto perdere fumo inseguito da un Messerschmitt. Il suo destino rimarrà ignoto fino al 1979, quando i suoi resti vengono identificati in un remoto villaggio. Le viene assegnato il titolo postumo di eroe dell'Unione Sovietica. Tutti i piloti sovietici sono essenziali per la gigantesca manovra che tenta di fermare i tedeschi a Prokhorovka. Lo scontro viene spesso descritto come la più grande battaglia di carri dell'intero conflitto, forse di tutti i tempi. I T-34 abbattevano i Tiger a distanza ravvicinatissima. I rottami sventrati bruciavano come torce sul terreno nero. La battaglia diventa leggenda. I filmati mostrano scene ricostruite ed esagerate di T-34 che travolgono le posizioni tedesche. I sovietici affermano di aver distrutto centinaia di carri nemici. Ma la realtà è completamente diversa. Gli esperti equipaggi delle SS mantengono il sangue freddo in mezzo al caos. Utilizzano una routine ben studiata. Fermarsi, identificare un bersaglio, sparare. Riposizionarsi, identificare un bersaglio, sparare. Una tattica spietata che decima i ranghi nemici. Le perdite ci sono su entrambi i fronti, ma quelle sovietiche sono molto maggiori di quelle tedesche. I Tiger fanno praticamente il tiro a bersaglio. È stato un vero massacro. Era tutto avvolto dal fumo, dalla polvere e dalle fiamme. Sembrava di essere al tramonto. I carri bruciavano, i camion bruciavano. Alla fine della giornata le forze sovietiche arretrano alle loro posizioni di partenza. I tedeschi ricompongono le linee, recuperando molti carri danneggiati ma ancora funzionanti. Fotografie ad alta risoluzione scattate da ricognitori tedeschi prima e dopo la battaglia ne mostrano l'impatto sui campi intorno a Prokhorovka. Il paesaggio è sfregiato dai crateri. I soldati tedeschi posano per i cinegiornali accanto a cumuli di carri nemici distrutti. Hanno abbattuto quasi 200 mezzi nemici, perdendone solo 16. Quasi 4.000 soldati vengono uccisi, feriti o fatti prigionieri. Da un punto di vista numerico, la battaglia di Prokhorovka è un completo successo tedesco. La Wehrmacht ha perso solo un pugno di carri ed è riuscita a infliggere perdite enormi alle forze sovietiche. Hitler sta ancora decidendo come reagire all'invasione alleata in Italia. Il generale von Manstein vuole continuare ad avanzare. È convinto che basterà un altro attacco per spazzare via ciò che resta delle difese sovietiche. Kursk è alla sua portata. Ma a nord, l'altro contingente tedesco è avanzato di soli 11 chilometri. È ancora impantanato nella ragnatela di difese di terra. E i generali sovietici hanno ancora un'armata nelle retrovie. Ora organizzano un contrattacco per schiacciare gli invasori una volta per tutte. Il contrattacco parte all'alba. L'operazione Kutuzov è diretta a nord di Kursk. Una massiccia forza di rottura cercherà di circondare la nona armata tedesca e intrappolarla nella città di Orel. Oltre 1 milione di soldati freschi segue 2.400 carri, mentre il fuoco di 26.000 pezzi d'artiglieria e 3.000 aerei arrossa il cielo. Il piano sovietico prevedeva di raccogliere le risorse intorno alla spalla settentrionale del saliente di Ariol,
per poterle poi attivare nel momento migliore e lanciare un violento e decisivo contrattacco contro il quale i tedeschi avrebbero faticato a difendersi. I nazisti hanno ancora dalla loro parte le super armi, ma rimangono tramortiti dalle dimensioni dell'attacco nemico. Chi viene catturato non deve aspettarsi pietà. Come abbiamo trattato i tedeschi? Nel modo più ovvio. Li abbiamo massacrati di botte. Li odiavamo. C'erano cumuli di cadaveri di tedeschi, con ancora indosso i supporti per le mappe e il resto. I carri ci passavano sopra. In Germania, Hitler affronta la controoffensiva sovietica e allo stesso tempo l'invasione alleata della Sicilia. Mette quindi fine all'attacco di Kursk e ordina alle divisioni panzer delle SS di dirigere in Italia. I tedeschi hanno giocato la loro carta migliore, ma non ha avuto effetto. Ora è il turno dei sovietici e la Wehrmacht deve passare dall'attacco alla ritirata più precipitosa. Mentre si ritirano, i tedeschi filmano la metodica messa in atto della tattica della terra bruciata. Fanno saltare ponti e linee telefoniche. Benne d'acciaio montate su carrelli ferroviari fanno a pezzi i binari. L'obiettivo principale di questa distruzione è rallentare l'avanzata del nemico, compromettendone le possibilità di movimento. Le armate del Reich sono ora sulla difensiva. Le cineprese registrano l'euforica reazione della popolazione mentre l'armata rossa attraversa la città di Orel e fa a pezzi ciò che resta dell'occupazione nazista. È una rinascita dolorosa. Nel corso dei 6 mesi dopo la battaglia di Stalingrado, l'Unione Sovietica ha perso quasi tanti soldati quanti gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ne perderanno insieme in tutta la guerra. La popolazione civile è sempre stata in prima linea. Durante il conflitto, ogni paese ha un suo fronte interno, l'industria di guerra, i razionamenti alimentari, ma la gente di Kursk si trovava nella zona di transizione tra il fronte interno e la prima linea. E ha dato un contributo diretto fondamentale all'efficacia dell'Armata Rossa. Le vaste risorse industriali e l'immensa popolazione dell'Unione Sovietica sono state messe duramente alla prova, ma il fronte orientale ha retto all'assalto nazista. Questo cambia completamente le prospettive alleate. Kursk segna il punto in cui i tedeschi perdono l'iniziativa sul fronte orientale. In guerra devi avere l'iniziativa. Il nemico deve ballare sulla tua musica. Da qui in avanti saranno i tedeschi a dover ballare. L'Armata Rossa ora spinge verso ovest, mettendo in atto una sua personale guerra lampo. I tedeschi vengono respinti all'indietro, in una guerra d'attrito totale. Un tipo di scontro per il quale non si sono preparati e al quale non sono psicologicamente adatti. I tedeschi non hanno i mezzi né la mentalità adatti a combattere in modo difensivo. Mentre si riprendono la propria terra, i sovietici filmano ogni città liberata. Le loro immagini dimostrano agli alleati occidentali che la Germania stessa può essere minacciata. L'obiettivo di una resa incondizionata dei nazisti può essere ora preso sul serio. La lotta per l'Europa continua.